Sono Claudia Zuncheddu eh, da Bamako. Eh, su richiesta di Marta Serra esprimo un commento sulla situazione Covid in Mali. Eh, direi che il Covid in Mali è l'ultima delle preoccupazioni. Eh, il rapporto del 10 gennaio 2022 sull'incidenza della patologia riporta su 2.423 tamponi. Una positività pari a 279, nessun decesso. Questi sono i dati del 10 gennaio, mentre nei dati del, di due giorni prima si sono registrati tre decessi. Diciamo che la tendenza è al miglioramento, salvo complicazioni. Le vaccinazioni complete sono 559.890. Diciamo che la situazione globale. Dal 25 marzo del 2020 registra su 26.011 casi positivi 20.674 di guariti. Diciamo che la percentuale di guarigione è pari al 79,48%. Complessivamente si sono registrati 675 decessi, quindi pari al 2,59%. La gente affronta il problema con senso di grande responsabilità, questo è quello che emerge e con le limitazioni eh, naturalmente compatibili in una città come Bamako, ad altissima concentrazione dem demografica. Il problema che preoccupa il Mali sono i decessi per altre patologie tra cui la malaria, una questione a tutt'oggi irrisolta, benché in pieno covid, mi riferisco forse a un mese, due mesi fa, la ricerca ha finalmente annunciato la vaccinazione, poi è tutto da verificare. Direi che ciò che toglie la serenità ai maliani oggi non, non è il covid, ma è la profonda crisi climatica che accentua i conflitti tra le etnie. È il, il grande problema della sicurezza ne, ne legata al, al neogiadismo che avanza indisturbato nonostante il notevole dispiegamento militare sia da parte del governo che delle partnership internazionali. Eh, mai mh, nella storia abbiamo visto tanti stati presenti come oggi tra cui, cui l'Italia, tutti intenti a potenziare eh, la le truppe militari e, e le proprie diplomazie. Tutto questo con l'alibi della lotta al terrorismo e poi naturalmente per arrestare il fenomeno del dell'emigrazione. Di fatto quest questa presenza massiccia di militari, l'unica pressione che sta esercitando è contro mh, le popolazioni. Eh, mentre il terrorismo avanza, eh, basti pensare che abbiamo tutto il nord del paese, tutto il centro controllato proprio dai jihadisti. Eh, la, la situazione è molto preoccupante per quanto riguarda le popolazioni, ad esempio i Tuareg, eh, stremati mh, dalle lotte eh, sia contro il terrorismo che, che anche mh, perché vessati da, da quelle che sono le, le truppe governative, si stanno organizzando e si stanno militarizzando autonomamente proprio per contra, contrastare eh, l'avanzata del terrorismo. Uh, un terrorismo che non è il caso che mi soffermi su questo punto, ma è così utile per destabilizzare gli stati in un momento come questo e naturalmente per consentire l'accaparramento ancora più violento, violento delle risorse. Intanto il Mali è sotto embargo, sicuramente le notizie si seguono anche nel, nel mondo occidentale. Le frontiere da due giorni, le frontiere cielo-terra sono state chiuse, possono entrare solo i farmaci e i beni di prima necessità. Eh, questa è la situazione. Eh, di fronte anche al fallimento sia militare che politico della, della Francia. Ci sono delle reazioni ab abbastanza eh, abnormi mh, con, anche con la chiusura dei voli mh, Air France e tutto questo, eh, e tutto questo per, per, per problemi legati sia sì, al fatto che la Giunta militare eh, mh, a partire dal 2020 l'anno del, de, del golpo. Non ha ancora portato avanti la transizione verso le elezioni democratiche, eh, nonché, per, nonché per tutta la questione anche della, inerente all'operazione Wagner. Eh, che sono i mercenari russi mh, assoldati dal, dal governo mh, per l'operazione anche questa anti, antiterrorismo. Ma diciamo che i problemi sono molto complessi e tutto questo aspetto meriterebbe di essere trattato in altra occasione. Intanto di questo ne riparleremo. Eh, grazie e vi auguro buona giornata.